Ciao a tutti e bentornati in Cucina con Agnese. Oggi prepareremo una gustosissima pasta di grano saraceno. Abbiamo scelto questo tipo di pasta alla crema di broccolo romano e salmone affumicato. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono 320 g di penne di grano saraceno, un broccolo romano che ho pulito e ho tagliato le cimette, 200 g di salmone affumicato, uno spicchio di aglio, olio, sale e pepe. Mettiamoci ai fornelli perché sta bollendo l'acqua dove andremo a cuocere il nostro broccolo romano e sono impaziente di cominciare. La nostra acqua sta bollendo, andremo a sbollentare per una decina di minuti le cimette di broccolo romano e poi cuoceremo la pasta nella stessa acqua. Per prima cosa io l'ho già salata, andiamo a mettere le cimette, anche qualche fogliolina tenera che c'è alla base, e lasciamole pure sbollentare. Ci vorranno 10-12 minuti, non di più. 10 minuti sono passati, ho provato con il coltello infilandolo nella base della cimetta di broccolo, è pronta. Andiamo a scolarli in questa ciotola di ceramica. Faccio così perché io alcune cimette le voglio frullare, altre invece le voglio poi passare in padella con l'aglio e il salmone. Andiamo, visto che l'acqua sta bollendo bene, andiamo anche a buttare la nostra pasta. Non c'è bisogno di salarla perché l'ho già salata prima. Diamo una mescolata e la lasciamo cuocere per il tempo indicato sulla confezione. Questa qua ci vogliono 8 minuti al dente. Ho selezionato le cimette più grandi da frullare. Andiamo a prendere un po' di acqua di cottura, 2 mestoli saranno più che sufficienti, poi ci regoliamo di conseguenza. E andiamo anche ad accendere il gas della nostra padella per ripassare le cimette. È partito. Già che ce l'ho, tagliato anche a striscioline grossolane il salmone che andremo a mettere poi in padella. Ho selezionato le cimette più piccole in questa ciotola di ceramica e andiamo a frullare invece le cimette più grandi. L'aglio sta sfrigolando, è ben dorato, andiamo a mettere le cimette. Leggermente viene insaporire tutto, anche il salmone. La crema ottenuta la metteremo solo alla fine a mantecare la pasta. La pasta è pronta, scoliamola direttamente nella padella. Mi piace un sacco il contrasto dei colori. Alziamo il gas nuovamente, andiamo ad aggiungere la crema di broccolo. Aggiungiamo anche un mezzo mestolo, questo è piccolino, di acqua di cottura e andiamo a insaporire tutto. Ancora qualche secondo e siamo pronti a impiattare. Se volete, per i più coraggiosi, io ho fatto un test in precedenza e comunque il sapore è molto buono, potete anche mantecare con del pecorino. Naturalmente pecorino romano DOC, buono. E un ultimo tocco, una grattata di pepe. E andiamo in tavola. Eccoci qui, la nostra pasta con crema di broccolo romano e salmone affumicato è pronta per essere gustata. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta e ci vediamo domenica prossima. Non dimenticatevi che sul sito di cucinaconagnese.it trovate il procedimento e la lista degli ingredienti se volete replicarlo anche voi. E sul canale YouTube naturalmente troverete questo filmato.
Ci vediamo domenica prossima. Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure, se vuoi, visita il sito www.cucinaconagnese.it.